Abbiamo più volte citato e detto qualcosa di Anna Frank ed Etty Hillesum. In questi due ultimi giorni vorrei leggervi proprio qualcosa su queste due grandi luci, due grandi testimoni di speranza che ancora oggi illuminano i nostri, tra virgolette, campi di concentramento, i nostri luoghi bui. Due ragazze ebree, Anna Frank ed Etty Hillesum, che Corradini definisce lampadine sopra il tetto. Ma veniamo alla lettura, anche se dobbiamo farla un po' veloce in due giorni. Durante l'occupazione nazista ad Amsterdam vivevano due ragazze che in seguito lasceranno un segno su milioni di persone. Una era Annelies Marie Frank ed Esther Hillesum, ma gli amici le chiamano Anne ed Etty. Le due non si conoscono, ma tutte e due sono ebree e vivono ad Amsterdam in quartieri diversi, frequentano persone diverse, e Etty però ha 15 anni in più di Anna Frank. Ma c'è una cosa che le unisce, ed è la passione per la scrittura. Hanno voglia di scrivere, di mettere su carta i loro pensieri, e sarà grazie a questa loro voglia che noi oggi possiamo, non solo il mondo ha potuto conoscere tante cose dei campi di concentramento e dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, ma soprattutto possiamo gustare la speranza e la luce in queste situazioni. Hanno, dicevo, il desiderio di trasformare in parole quello che provano, i sentimenti di amore e di sogno, le aspirazioni e i problemi, anche quello che hanno di più intimo e segreto. A volte vorrebbero pubblicarli quei pensieri, e a nessuna delle due dispiacerebbe vedere il proprio nome sulla copertina di un libro, in libreria o nelle biblioteche che frequentavano prima che i nazisti proibissero agli ebrei di entrarci. La cultura fa paura ai dittatori. I loro scritti più celebri sono il diario per Anna Frank e i diari e le lettere per Etty Hillesum. Sono opere molto diverse, pubblicate dopo la guerra e senza che le autrici abbiano potuto gioirne. Anna Frank e Etty, infatti, sono state uccise nei lager nazisti. Forse non tutti sappiamo cosa effettivamente queste due ragazze hanno scritto nei loro diari e nelle loro lettere, ma qualcosa ve lo diremo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.